Ciao, mi chiamo Epifania. Dicono che porto via tutte le feste, ma alla fine hanno ragione. I bambini mi aspettano con le loro calze appese, pensano di trovare carbone dolce, caramelle, insomma, i loro doni, ma se sono stati bravi, però. Sapete, ripenso a quella notte particolare. La stella cometa illuminava il cielo sopra il mio villaggio e quindi tutta la popolazione si era riversata in strada ad ammirare la luce. Insomma, tutti erano in strada, tranne io, che invece ero rimasta a casa. Poi sentii bussare alla mia porta e nell'aprire vidi davanti a me Melchiorre, Gasparre, Baldassarre, in persona. Mi chiesero ospitalità per la notte e io gliela dii. Poi sarebbero ripartiti il giorno dopo per Betlemme. Avrei voluto andarci anch'io, ma non sapendo cosa portare a nascituro, io non trovavo una soluzione e non ci andai. Poi, dopo un po', ci ripensai. Raccolsi tutto quello che trovavo in casa e lo misi in un sacco a forma di calza e partì alla ricerca della stalla. Dopo giorni e giorni di cammino, raggiunsi Betlemme. Ah, ma la stella era sparita e con lei anche il bambino, con i suoi genitori. Quindi mi sono ripromessa di cercare quel bambino per chiedergli di essere anche il mio re. Da allora dovete sapere che ogni anno tra il 5 e il 6 gennaio cerco nel mondo intero quel bambino con la speranza di trovarlo. E quindi lascio nelle case dei dolcetti e delle cose buone per tutti i bambini, nella speranza di renderli felici. Ecco, questa sono io. Lo so, non sono tanto bella, però i bambini mi vogliono tanto bene e io sono felice così.